Grazie Presidente, colleghi. Dunque, come sottolineava anche il Presidente della Commissione Anselmi, abbiamo già analizzato e abbiamo anche potuto sentire il Direttore di Arso dare delle precisazioni riguardo questo piano di investimenti che, appunto, come il Presidente stesso ha definito, disaccoppiato. Già il fatto che abbia dovuto essere analizzato in una maniera differenziata indica già che ci sono delle criticità. Criticità che sono soltanto le prime, quelle che sono emerse superficialmente, in realtà non ne abbiamo notate molto di più. Al momento del voto in commissione mi sono astenuta, è stata la decisione che abbiamo preso perché a nostro avviso ci dovevano essere approfondite altre cose. Ci sono molti altri costi che a nostro avviso dovrebbero essere giustificati meglio, per i quali ci aspettavamo magari una disamina maggiore anche per spiegare meglio ai commissari come si sono svolti determinate distribuzioni di fondi. La criticità sicuramente che salta all'occhio maggiormente sono questi 5 milioni che è stato necessario ridestinare per quanto riguarda la prevenzione dell'antincendio e per tutto ciò che riguarda l'antincendio, perché al di là di trattarsi di una cifra grossa che è stata distolta da quella che è l'attività di programmazione, secondo noi è un chiaro indice del fatto che fino adesso non si è fatta un'efficace attività di prevenzione degli incendi o perlomeno di seguire quelle che sono le problematiche riguardo all'antincendio in tutti gli edifici, in tutti gli immobili che riguardavano zone dove transitavano studenti, quindi zone pubbliche. E tutto questo ha comportato chiaramente un grosso problema dal punto di vista degli investimenti ed è quello che i rappresentanti degli studenti hanno fatto notare. Poi ci sono molte altre criticità che riguardano ad esempio alcuni costi, per esempio alcuni che abbiamo fatto notare sono stati di un software che va oltre 260.000 euro, si sta parlando di alcune celle frigo che sono state acquistate ed alcune indagini che abbiamo fatto ne possono esistere di simili a prezzi inferiori, poi si parla di acquisti e vendite che sono state fatte di immobili che a nostro avviso non presentano prezzi congrui rispetto al mercato. Insomma, le criticità sono tante e tali che a nostro avviso necessitano maggiori approfondimenti che ci riserviamo di fare in sede di interrogazione. E il nostro voto da astensione che è stato fatto in commissione diventa adesso, a seguito degli approfondimenti che abbiamo fatto, contrario.